Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Con questa nuovissima release di Studio One 4.5.5 vengono introdotte delle novità sostanziali sulla compatibilità dei plugin e dei sistemi di protezione che hanno costretto tutte le DAW a grossi aggiornamenti in vista sia del sistema operativo Mojave sia per Catalina sotto OS X, che ricordo Studio One è perfettamente compatibile con tutte e due i sistemi, sia per alcune introduzioni minimali ma importanti che andremo a vedere ora e relative quindi al fader port 8 e 16. Sono stati aggiunti alcuni comandi sostanziali ma importanti. Ad esempio, quando clicchiamo su Sends abbiamo la possibilità di controllare appunto i send in mandata all'interno delle nostre song, ma premendo contemporaneamente Shift, che possiamo trovare in questo lato e in quest'altro, e Send, accediamo ad una pagina relativa al controllo del Cue Mix. In questo caso sul singolo canale possiamo controllarlo, andiamo a vedere sul nostro computer, oppure cliccando due volte potremo accedere a tutti i controlli di Cue Mix direttamente dal fader port, come vediamo. L'altra funzione è quella relativa al gain, perché grazie all'implementazione del gain stage, come abbiamo visto, attivabile dalle preferenze del nostro mixer sotto audio device controls, input controls, possiamo controllare appunto il gain stage di ogni canale. Per fare questo attraverso il fader port clicchiamo su shift e pan per accedere direttamente ai controlli di gain. Infatti vediamo che in alto possiamo lavorare. Ultima ma non ultima, la nuova implementazione riguardante l'azzeramento del fader sul canale. Torniamo su Tracks, modifichiamole e attraverso la funzione Shift e Touch, toccando il canale, verrà automaticamente azzerato nella funzione, nella sua posizione base, come vediamo. Questo è un trucco estremamente semplice. Spero che questa brevissima lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!